Non so se succede a tutti. Può essere che sia una cosa soltanto mia. Forse è tipico di chi, come me, è introverso. Sta di fatto che a volte, seppure animata dalle migliori intenzioni, sento che non riesco a connettermi in modo profondo con la persona che ho davanti. Nelle conversazioni intime ho imparato ad ascoltare. L'ascolto attivo è una delle caratteristiche fondamentali di un coach ed è una delle abilità più difficili da perfezionare. Non giudicare ciò che ti viene detto, non pensare a come controbattere, semplicemente fare estrema attenzione all'altra persona. E non solo alle sue parole, intendiamoci. No, conta molto anche tutto il resto. Eppure a volte percepisco che è come se ci fosse una barriera, una sorta di interferenza che impedisce di sintonizzarsi sulla stessa frequenza. Ed è frustrante, perché è proprio quando te ne rendi conto che diventi consapevole del fatto che probabilmente non riuscirai mai a essere perfettamente in armonia con quella persona. Ci sarà sempre una distanza, una sorta di incomprensione di fondo, paragonabile a quella di due tessere di un puzzle che non riescono a incastrarsi.